Salve ragazzi, state ascoltando Nelle Storie, un podcast ideato e prodotto da me, Sara Gavioli. Nel 2006, un articolo del giornale Panorama creò un vero e proprio tam-tam che finì per coinvolgere i media di tutto il mondo. Parlava di un videogioco chiamato Rule of Rose, cioè la regola della rosa, e di quanto fosse scandaloso. Nonostante il suo distributore europeo si fosse affrettato a rispondere, insistendo sul fraintendimento, i giornali ovunque cominciarono a titolare «Vince chi seppellisce viva la bambina». In pochi sanno che quell'articolo era frutto di un copia e incolla. Il giornalista aveva trovato online una recensione, scritta da un utente qualsiasi, e l'aveva copiata per aver pronto il suo articolo. Presumo non si aspettasse un risultato così forte. L'utente aveva scritto di non essere riuscito neanche a terminare la visione del trailer, perché troppo sconvolto. Parlava di bambine che venivano sepolte vive e di un livello tale di violenza da risultare del tutto insopportabile alla vista. E allora tutti quanti, giornalisti ma anche politici, si unirono allo scandalo, senza nemmeno pensare di controllare prima di cosa si stesse parlando. In quel periodo la polemica arrivò anche a me, videogiocatrice incallita e sempre in cerca di giochi particolari. Cercai questo trailer, dunque, per verificare se sarei stata in grado di reggerne la visione, come per mettermi alla prova, e rimasi perplessa. Nel video vediamo un gruppo di bambine, all'inizio si inchinano una dopo l'altra come per presentarsi. Poi ne vediamo due chiuse in bagno a scambiarsi una rosa in regalo e una di loro si punge un dito. Ancora se ne vede un'altra abbastanza strana che tenta di mettersi un rossetto, tutte insieme disegnano e nella scena successiva martellano dei chiodi su una cassa di legno. Ecco, forse è arrivato il momento terribile, ma nelle scene che seguono si vede una ragazza, non certo bambina, con un cane. La ragazza sembra essere vittima degli scherzi delle altre, le viene versata dell'acqua sulla testa, poi pare cadere in quella cassa di prima come fosse una tomba. E il trailer finisce mostrando due bambine che ridono insieme in mezzo ai fiori. Insomma, potete immaginare cosa ho pensato. Sarebbe questo il gioco sconvolgente? E soprattutto, ma dove diamine è la bambina che viene sepolta viva? Rule of Rose fu di certo un gioco sfortunato fin dall'inizio. Era destinato alla PlayStation 2, ma il periodo di uscita fu proprio lo stesso della PlayStation 3, console successiva, il che ovviamente rendeva la vendita difficoltosa. Tutti avrebbero comprato i giochi di nuova generazione, insomma, e farne uscire uno per la console vecchia, proprio a cavallo dell'uscita di quella nuova, non fu proprio una grande idea. Il genere a cui appartiene, poi, non riuscì mai ad affermarsi veramente. Titoli come Resident Evil o Silent Hill sono entrati nella storia, ma in effetti gli altri survival horror sono rimasti prodotti di nicchia, conosciuti più che altro da appassionati e mai fonte di guadagni considerevoli. Questo genere, infatti, sposta il focus del gioco sulla strategia. Il protagonista non è più un soldato muscoloso, pieno di fucili, non è addestrato per combattere e non è un eroe. È solo una persona comune che per sopravvivere dovrà ragionare e farsi furbo. Affrontare il genere pensando di uccidere qualsiasi cosa si muova porta al game over, perché per vincere in effetti bisogna gestire le risorse con parsimonia e risolvere enigmi più o meno complessi. Survival, quindi, per questo, lo scopo non è vincere, ma sopravvivere. Horror, poi, perché la minaccia che affrontiamo è più che altro psicologica. Ci sono mostri e cattivi, d'accordo, ma spesso, come in Silent Hill, sono simboli che parlano della psiche dei personaggi. C'è anche la trama, particolarmente curata. In quel periodo inserire filmati nei videogame era uno sforzo non indifferente, occupavano molto spazio sui CD ed erano costosi da realizzare. Metterne un bel po' in modo da premiare il giocatore man mano che andava avanti era una bella impresa. Rule of Rose, come Silent Hill prima, affronta la sfida a testa alta e riesce a essere un'esperienza più legata alla storia rispetto al mero sparatutto di molti giochi. Forse proprio per questo suo essere un prodotto ricercato, però, non ebbe mai successo. A ciò si aggiunse la polemica internazionale creata appunto proprio da Panorama. Facile censurare un prodotto a caso senza neanche controllare. Così i genitori, che votano, ricordiamolo, saranno contenti, tutti penseranno che i governi siano interessati alla salute dei pargoli e via. Pensate che in alcuni paesi, come l'Inghilterra o l'Australia, Rule of Rose non uscì per niente, proprio per queste dicerie infondate.
Da un lato però sono contenta che sia andata così. Probabilmente senza tutto il caos di quel momento, io di questo gioco non avrei mai sentito parlare. Rouleau Rose si apre con Jennifer, la ragazza, 19enne, lo ripeto, quindi non una bambina, che controlleremo, su un autobus una sera. Il mezzo si ferma di fronte a un orfanotrofio e lei si sveglia quando un bambino, tendendole un libro rilegato a mano, le chiede di leggere. Il bambino subito dopo scappa via, lasciandola ancora insonnolita e confusa e con in mano quel fascio di fogli. Per qualche ragione che ancora non capiamo, Jennifer tenta di ritrovarlo e finisce per entrare nell'edificio. Ciò che inizia a succedere a questo punto, all'epoca mi sembrò strano. Le altre bambine residenti lì si comportano con Jennifer come delle bullette crudeli. La inseriscono in un loro gioco, una sorta di classifica di chi è più figo, costringendola a partecipare, e la puliscono con scherzi idioti ma davvero cattivi. Harry, ecco l'acqua versata addosso, i topi strofinati sulla faccia, il vestito scarabocchiato con i pastelli. Io vedevo questa ragazzona cresciuta che si faceva umiliare da delle bambine alte la metà di lei e pensavo, certo che sta Jennifer è proprio scema. Non sarebbe stato difficile scappar via o chiamare un'autorità, un adulto, la polizia? Perché allora Jennifer rimane? Solo proseguendo ho iniziato a capire. Il gioco, fin qui, ha un effetto che trovo interessante. Noi osserviamo cosa accade con questo distacco, giudicando Jennifer perché accetta di essere vittima. Proprio come succede nella realtà. Ma lei non potrebbe ribellarsi? Perché si fa trattare così? Se capita, forse è colpa sua, forse ha qualcosa che non va. Il tema del bullismo viene esplorato anche grazie ad Amanda, una delle bambine. Amanda è proprio brutta, è grassa, veste male, sembra sporca e il suo atteggiamento è inquietante. Insieme a Jennifer è in fondo alla scala sociale dell'orfanotrofio, quindi è vittima anche lei delle angherie da parte delle altre. L'arrivo di Jennifer è un'opportunità per Amanda, che così potrebbe non essere più l'ultima. Fin dall'inizio la guardiamo con sospetto, eppure è l'unica che potrebbe capirci. Lei non vorrebbe partecipare ai giochi crudeli, ma non può farne a meno. Se dicesse di no, quelle brutte cose verrebbero fatte a lei. Amanda e Jennifer vengono messe in competizione perché sono le uniche due ad aver bisogno di elevarsi in qualche modo. La borghesia, nome che si danno da sole le altre bambine, non ha intenzione di cedere un posto, ma ne danno l'illusione per divertirsi e vedere le poveracce che combattono per ottenerlo. In questo, al di là del bullismo, molti hanno visto una critica della società in generale e delle dinamiche di potere tra classi. Comunque, il giocatore cade nel tranello facilmente. Amanda è in effetti strana e per questo ne abbiamo paura, ci aspettiamo che da un momento all'altro ci attacchi. Quando è solo una bambina spaventata. Man mano iniziamo a sentirci in colpa perché lo capiamo. L'avevamo giudicata male perché è brutta, per il suo aspetto? È colpa della borghesia o nostra? La responsabilità nel bullismo, sia per quanto riguarda le vittime e sia per chi osserva senza agire e si conforma per paura delle conseguenze, è uno degli argomenti cardine del gioco. Vi avverto, non credo che conoscere la trama possa rovinare l'esperienza che farete se lo proverete, ma considerando quanto sia introvabile, non so se potrete provarci onestamente. Le copie originali hanno un valore altissimo, specie in America. Io ne ho una e me la tengo stretta, perché per me ha un valore speciale, ma non crediate di trovarne in giro come se niente fosse. Proseguendo, comprendiamo che il punto di vista è di Jennifer, ma è distorto. Lei è quello che viene chiamato narratore inaffidabile. Tutto ci viene mostrato tramite simboli, perché ciò che osserviamo non è la realtà, ma è il suo ricordo. Il ricordo di quando era una bambina anche lei e viveva lì con le altre. Ci rendiamo conto di come tutto sia solo un simbolo quando l'orfanotrofio viene sostituito, improvvisamente, dall'interno di un pallone aerostatico. Come mai questo accada possiamo capirlo se esploriamo le stanze, perché ci vengono forniti indizi da mettere insieme per decodificare la storia. In questa sede non ve la racconterò tutta per filo e per segno, sappiate che da più di 10 anni se ne discute, esistono siti pieni di teorie e ipotesi, wiki molto approfondite e così via, insomma è complicato.
Quel che ci interessa ora, però, sono i temi che in quest'opera si affrontano. Il primo, il più evidente, l'abbiamo già detto. C'è un'altra cosa che non si può fare a meno di notare: il ruolo degli adulti. Se Jennifer era un'orfana e viveva lì, insieme agli altri, chi si prendeva cura di loro? Le figure adulte sono poche e tutte problematiche. Soprattutto c'è Hoffman, preside e unico professore dell'istituto. Lui è quel tipo di professore che tutti abbiamo avuto a scuola, almeno per un po', molto severo ma segretamente interessato alle ragazzine. All'interno dell'orfanotrofio esisteva un sistema a rotazione in cui lui sceglieva una studentessa per renderla la sua pupilla. All'inizio l'onore spettava a Clara, la vediamo sempre triste, restia a parlare o a mostrarsi. Dobbiamo ricordare che stiamo guardando attraverso gli occhi di Jennifer da piccolina, che non capiva e non aveva gli strumenti per dar senso a quelle scene. Clara, allora, a un certo punto diventa una sirena, perché, proprio come il pesce nell'acquario, non poteva scappare. E come boss da combattere ha evidenti tagli sui polsi e uno grande sull'addome, come per un cesareo. Il suo attacco consiste nel vomito acido, segno di una possibile gravidanza, ma anche di disgusto. Il giocatore deve interpretare per giungere al significato di ogni indizio. Clara poi scompare e Jennifer non ha mai saputo se sia morta, forse suicida, visti i tagli, o se in seguito a una gravidanza sia stata portata via. Tolta di mezzo lei, il simpatico professore prende di mira Diana, la più grande tra le altre. Anche in questo caso quel che vediamo è un simbolo. Jennifer spia, nascosta, una scena davvero strana. Hoffman sta di fronte alla ragazzina e la accarezza in modo frenetico lungo tutto il corpo. Non vediamo nulla di esplicito e, valutando la scena freddamente, lui sembra più che altro impazzito, ma dobbiamo tener presente che Jennifer a ricordare e che era molto giovane. Diana alla fine è nauseata e piange, ma appena nota Jennifer torna a mostrarsi rabbiosa. Iniziamo così a capire cosa sta succedendo qui. Le bambine, costrette a vivere con un pedofilo come unica figura paterna, hanno imparato a riprodurre nei loro giochi gli abusi. Diana è prepotente e violenta, ma del resto non ha avuto un bel esempio da cui prendere spunto. Ancora, un tema del gioco è l'amore problematico, eccessivo, che finisce per diventare abuso. Un altro personaggio è Wendy, bambina con problemi di salute che sembra l'unica a essere gentile con Jennifer. All'inizio la vediamo sempre da sola, come se si rifiutasse di partecipare ai giochi pericolosi, e ci rivolge parole amichevoli. Ricostruendo la storia, però, capiamo come mai il ricordo su di lei sia così vago. È in effetti una figura fondamentale per Jennifer, ma è anche il centro del trauma che ha rimosso. Al suo arrivo nell'istituto, Jennifer divenne molto amica di Wendy. Le due passavano tutto il tempo insieme, si scambiavano lettere che ritroveremo e la vita era tutto sommato piacevole. Per Wendy, la nuova compagna doveva essere l'unica salvezza in quel contesto così deviante. Un giorno, però, Jennifer prese con sé un cagnolino abbandonato e lo chiamò Brown. Il Labrador è l'unico ad aiutarci durante il gioco ed è utile in battaglia anche per trovare oggetti necessari per proseguire. Jennifer in Brown trovò un amico fedele, ma questa relazione indispettì Wendy, che si sentiva abbandonata. Forse proprio a causa del contesto in cui tutti vivevano, la gelosia di Wendy divenne in fretta molto inquietante. Iniziò a suggerire, nelle lettere, di disfarsi del cane, ma vedendo che l'amica non ne aveva intenzione, scelse di schierarsi con le altre e torturarla sempre più. Se Jennifer non avesse amato lei e lei soltanto, allora non avrebbe più potuto amare altri. Alla fine Wendy ordinò al gruppo di catturare Brown e giustiziarlo, uccidendolo a bastonate chiuso dentro un sacco. Proprio questo è il ricordo che permette a Jennifer di riappropriarsi della sua infanzia. Da bambina aveva accettato di subire tutto, aveva provato disperatamente a farsi accettare ed era rimasta confusa di fronte all'odio gratuito delle altre. Ma la morte così violenta del suo unico amico la porta a reagire. Di fronte alla borghesia si mette in piedi e schiaffeggia Wendy, urlando di vergognarsi di se stessa perché ha permesso una cosa simile accettando i loro giochi. La ribellione porta le bambine a riconoscerla come leader, ma Wendy, piena di rancore, corre via e causa, per una serie di motivi su cui qui non mi dilungo, un finale sanguinoso e terribile, cioè proprio il ricordo che Jennifer ha rimosso.
Tutto il gioco ha dunque uno scopo preciso e un viaggio di Jennifer nella sua stessa mente per ripescare non tanto il finale quanto l'esistenza di Brown, andata perduta insieme al resto perché è troppo dolorosa. Dopo averla ritrovata potrà continuare a vivere da adulta, tenendolo in un angolo del suo animo protetto. La sequenza finale, devo ammetterlo, mi ha commossa molto. In tutta questa storia Brown era l'unico a non aver fatto niente di male, poverino. Devo aggiungere una cosa, il gameplay di questo gioco è sempre stato criticato, è come se i programmatori si fossero concentrati sulla trama, ma avessero dimenticato che ci sono dei combattimenti, ecco. Jennifer è una ragazza normale e di certo non è forte o brava a uccidere qualcuno e i problemi nella programmazione delle battaglie le rendono difficili, cosa che non guasta, ma a volte si riesce a vincere solo per caso o sfruttando un glitch del momento. Hoffman, per esempio, io l'ho battuto solo perché tende a incastrarsi dietro una lavagna. Tutti gli appassionati hanno perdonato questi problemi, ma ci sono. Il budget ristretto, la fretta dell'uscita avranno causato qualche distrazione, diciamo così. Il valore di Rule of Rose, allora, non è nel suo essere un videogioco, ma proprio nell'usare questo mezzo per raccontare una storia completa, che non lasci passivo chi ne fa esperienza, perché per capire dovrà faticare, e che presenta una serie di simboli interessanti e controversi. I suoi messaggi, alla faccia del vince chi seppellisce viva la bambina, sono positivi e insegnano qualcosa. Ci spingono a riflettere sul nostro rapporto con l'autorità e sul facile giudizio che si basa sull'apparenza. Parlano di come l'abuso nell'infanzia possa portare alla nascita di nuovi devianti. E poi una sottile metafora politica, se vogliamo, e infine ammonisce su come, in amore, la possessività non porti a nulla di buono. Tra l'altro, una delle tante polemiche riguardava il rapporto tra Jennifer e Wendy, visto male perché saffico, o così si disse. Vi ricordo che parliamo di due bambine che avranno avuto 9 o 10 anni e che si sorridono in un prato nel trailer. C'è bisogno di commentare? E poi, anche se fosse... Comunque, ho deciso di parlarne perché credo sia un ottimo esempio di cosa accade quando sottovalutiamo un mezzo di comunicazione, relegandolo a mero fornitore di intrattenimento per bambini. Certo, non raccomanderei a un genitore di farlo provare a un figlio piccolo, ma del resto era vietato ai minori. A voi però lo raccomanderei. La sua voce, molto metaforica, sottile ed elegante, potrebbe essere quella di un libro di ottima letteratura. Sono certa che in futuro proverete a non ascoltare chi si scandalizza facilmente e approfondirete sempre per formare una vostra opinione e magari scoprire opere uniche e significative. Avete ascoltato Nelle Storie, un podcast creato da me. Mi chiamo Sara Gavioli, lavoro come editor per autori o editori e passo la vita immersa nelle storie. Mi occupo di scouting, revisione di testi, correzione e consulenza per chi scrive e inventa nuovi mondi. Ho un canale su YouTube grazie al quale condivido consigli gratuiti per aspiranti scrittori o aspiranti creativi e sono presente su Instagram come sara.gavioli. Infine scrivo, ma di questo parleremo a suo tempo. Ho creato Nelle Storie perché avevo voglia di condividere la mia passione per opere di vario genere che secondo me possono ispirare gli autori del presente e del futuro. Se questo podcast vi piace, condividetelo e interagite sulle varie piattaforme. Sarà disponibile su YouTube e potete trovare il mio canale cercando il mio nome, ma sarà anche sulle piattaforme adatte ai podcast come Spreaker, Spotify e iTunes. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima!